Bentrovati alla terza edizione del TG6. Ad Amatrice celebrati i funerali delle vittime. Tempo di pensare alla ricostruzione e al superamento della prima emergenza. Intanto prosegue l'attività della magistratura reatina che si sta concentrando sul crollo della scuola di Amatrice ristrutturata poco prima del sisma. Alfredo Primante. Ogni morte porta poi una nascita. È la cosa che mi sono sentito dire, perché quella mi è venuta in mente subito la prima mattina quando dissi: nei momenti coincidati Amatrice non c'è più. Gli 8 lunghissimi minuti in cui sono stati letti i nomi delle 245 vittime reatine del terremoto, momento più toccante della cerimonia funebre celebratasi ieri pomeriggio ad Amatrice, non hanno ancora chiuso il cerchio della tragedia terremoto. Nella cittadina reatina si scava ancora, mentre all'Hotel Roma è stata recuperata l'ultima vittima ufficiale. Intanto c'è voglia di voltare pagina e di aprire una nuova fase che passa da un lato per l'accertamento delle responsabilità e quindi dall'inchiesta della Procura di Rieti, che proprio in queste ore sta acquisendo documenti relativi all'appalto della scuola crollata, e dall'altro dalla ricostruzione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Premier Matteo Renzi, ieri ai funerali, hanno ribadito ancora una volta che lo Stato resterà al fianco dei cittadini terremotati, mentre il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha già tracciato la via per uscire dall'attuale emergenza, annunciando che tra pochi giorni verrà creata un'area dove sorgerà un'Amatrice provvisoria, con esercizi commerciali, ristoranti, un'area ludica e un teatro. Questo è un paese che nei momenti tragici c'ha un cuore immenso. La sfida oggi è di fare in modo che una popolazione che è stata parzialmente sfrattata dalle sue terre prossimamente ritorni, diciamo, ad occupare il posto che aveva prima. La solidarietà di tutta Italia si è concretizzata nei volti e nelle mani dei tanti volontari accorsi e nelle lacrime di ieri pomeriggio ai funerali. E poi c'è stato l'affetto soprattutto delle regioni limitrofe a Marche e Lazio. I più vicini al dolore degli amatriciani sono sicuramente gli aquilani. Il sindaco del capoluogo abruzzese, Massimo Cialente, chiede che mai più accada che un terremoto provochi tutte quelle vittime. Il dolore oggi è terribile. Il mio appello, questa è la battaglia nostra di aquilani, mai più. Non può essere per un sesto grado, vediamo troppo, tanta sofferenza e tanto dolore. È un appello, prendiamo coscienza che ci costerà qualche sacrificio, ma questo paese deve diventare un paese sicuro. Io la cosa che qui non posso vedere sono le bare bianche, sono le bare dei bambini, avete visto, no? Cioè non è, noi non possiamo, quando in apertura della messa si dice riconosciamo i nostri peccati, io credo che molti di noi, un po' tutti, ma soprattutto chi ha responsabilità politica, amministrativa, se non risolve questo problema non vorrà mai chiedere più perdono. Ed è deceduto questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile Spirito Santo di Pescara per insufficienza multiorgano secondaria, sindrome da schiacciamento, Filippo Sanna, il giovane di 23 anni, originario di Nuoro, ma che viveva ad Amatrice con la famiglia e che era rimasto per alcune ore sotto le macerie della sua casa in seguito alla forte scossa delle 3.36 del 24 agosto. Filippo Sanna viveva con i genitori e la sorella, rimasta ferita anche lei, seppur in condizioni meno gravi, ed estratta dalle macerie dai soccorritori. Il 23enne, che una volta soccorso era stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale di Pescara, dove è deceduto nella tarda mattinata. Le sue condizioni erano state definite dai sanitari molto gravi e si trovava in stato di coma nel reparto di rianimazione. Nei giorni seguenti il sisma, familiari e parenti erano stati al fianco del giovane, che purtroppo non ce l'ha fatta. Il sottosegretario alla giunta regionale con delega alla protezione civile sta invece lavorando ad un protocollo fra regione e ordini professionali di ingegneri, architetti, geologi e geometri per una mappatura delle strutture abitative storiche della nostra regione. Paolo Renzetti. La regione Abruzzo sta pensando ad un protocollo mazzocca con gli ordini professionali per iniziare un discorso diverso per quanto riguarda il controllo dell'agibilità degli stabili pubblici e privati nella nostra regione. È fondamentale andare a verificare non solo l'agibilità di un edificio, ovvero la possibilità di riutilizzarlo in tempi più o meno relativamente brevi, così come era utilizzato prima dell'evento, ma quanto e soprattutto il livello della vulnerabilità dell'edificio, ovvero lo stato di salute
di salute dell'edilizia storica sull'intero territorio, per quanto ci riguarda, regionale. Non è un discorso che si può fare in 4 e 48 e né con tempi brevissimi, un discorso a medio termine, ma che secondo noi va avviato e ora è il momento di non procrastinare oltre le attività. Per fare questo state pensando ad un protocollo con gli ordini professionali? Noi abbiamo già avviato i primi contatti con gli ordini professionali affinché si possa appunto nel medio termine attuare una strategia che stiamo elaborando in queste ore, che è volta a vedere appunto lo stato di salute del nostro patrimonio edilizio storico, affinché qualora purtroppo torni a verificarsi un evento, una scossa tellurica della stessa tipologia e entità di quella verificatasi il 24 di agosto, ci si possa trovare pronti e quindi possiamo sapere a monte qual è la situazione e che tipo di attività a livello preventivo noi possiamo e quindi in base a questo piano dovremo svolgere. E con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, è stata assegnata all'Abruzzo la somma di 10 milioni e 90 mila euro per interventi di prevenzione del rischio sismico. Ne ha dato notizia il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso nel corso della seduta di giunta svoltasi ieri. Nell'ambito del finanziamento statale la Regione individuerà la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali su edifici pubblici e privati, dandone comunicazione al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. E a Giulianova, completate le operazioni di verifica degli edifici scolastici dopo il sisma che ha devastato il centro Italia, intanto proseguono i lavori di miglioramento in molti plessi della città teramana. Il servizio. Nessun edificio ha registrato visivamente danni o lesioni, e quanto riferisce il comune di Giulianova a seguito della ricognizione effettuata dagli uffici tecnici comunali sugli edifici scolastici nell'immediatezza del post terremoto dello scorso 24 agosto. Anche se il territorio comunale giuliese è inserito nella zona sismica numero 3, cioè con pericolosità sismica molto bassa, ricordato l'assessore ai lavori pubblici Francesca Guerrucci, si sta effettuando l'adeguamento sismico degli edifici adibiti a scuole. Sono state impiegate somme considerevoli e sono in arrivo ulteriori finanziamenti regionali. In merito al complesso scolastico De Amicis, la prima fase, comunque migliorativa, sarà portata a termine il prossimo 6 settembre. E nel triennio dal 2014 ad oggi, su 112 milioni di euro di contributi per lavori di ricostruzione post terremoto di L'Aquila, pubblica e privata, presi in esame dalla Guardia di Finanza, ben 85 milioni di euro sono risultati richiesti o percepiti in modo illecito. Praticamente i tre quarti. A rendere noto il dato, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il colonnello Flavio Urbani, nel fare il punto assieme al comandante del nucleo di polizia tributaria, il tenente colonnello Sergio Aloia. I due ufficiali sono reduci dalle operazioni di soccorso ad Amatrice dopo il nuovo tragico sisma, dove la Guardia di Finanza aquilana è intervenuta con 100 uomini al giorno del soccorso alpino. E cambiamo argomento, riunione tecnica questa mattina in regione per parlare dei lavori che potrebbero portare alla costruzione a Pescara di un nuovo depuratore, ma anche di vasche di contenimento. Vediamo. Sindaco Alessandrini, questa mattina in regione importante riunione per parlare del problema acqua di Pescara e soprattutto del nuovo depuratore. Ci sono due linee di condotta che porterete avanti. L'obiettivo naturalmente di lungo periodo è la realizzazione di un nuovo depuratore. Abbiamo provveduto all'individuazione di una serie di aree che sono prossime al depuratore esistente. Poi ci sono misure invece di breve periodo che sono altrettanto importanti, perché servono sostanzialmente a diminuire l'attuale afflusso di acque da depurare al depuratore. Questo significa, da un lato, operare, chiamiamoli così, forme di collettamento verso altri impianti di depurazione per sgravare, in particolare San Martino, per sgravare la portata del depuratore di Pescara, e l'altro è invece la realizzazione di vasche di laminazione. Cosa sono le vasche di laminazione? Sono delle grandi vasche in cui far affluire le acque che durante le piogge sono tante e mandano in tilt il depuratore. Si tratta di accumularle lì in attesa di inviarle al depuratore. Ci sono, diciamo, due opzioni. Credo quella più significativa significa
Ischia è quella per cui vogliamo realizzare una vasca di laminazione lungo l'ansa del fiume per guadagnare anche uno spazio su quella parte, quello spazio sull'acqua, e consentire sostanzialmente la realizzazione di una piazza ulteriore come luogo di incontro delle persone. Fissare un tempo di avvio dei lavori, si può già ipotizzare una data? Un depuratore si costruisce in un paio d'anni, bisogna naturalmente avere la disponibilità delle aree, questo è ciò su cui stiamo lavorando, visto che Pescara, questa straordinaria città, è povera di territorio e quindi il recupero di aree diviene un'operazione faticosa ma necessaria proprio per consentire lo sviluppo, la crescita del nuovo depuratore. Il futuro dell'ospedale San Massimo di Penne è stato al centro del Consiglio Comunale straordinario tenutosi ieri nella cittadina Vestina. Il servizio di Vestina News. Consiglio Comunale straordinario per le sorti dell'ospedale di Penne. Presenti in sala, oltre a molti cittadini, anche i sindaci dell'area Vestina che temono per le sorti della salute dei propri cittadini. Abbiamo raccontato le battaglie che stiamo facendo non da oggi ma da 2 anni contro la chiusura totalmente immotivata dell'ospedale di Penne. Per 3 ragioni motivata. La prima, perché Penne serve un territorio montano, non solo pescarese ma anche teramano, e quindi è impossibile in caso di patologie gravi come infarto, ictus o grande trauma raggiungere l'ospedale di Pescara. Essendo rimasto solo l'ospedale di Pescara non può far altro che rintasarsi, come le cronache dei giornali riportano, il pronto soccorso sta scoppiando. Il terzo elemento è che non è possibile che la provincia di Pescara, che ha 300.000 abitanti, di fatto rimanga senza un presidio ospedaliero. Insomma, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, deve tornare indietro su questa scelta, che è contro il diritto alla salute di tutti i cittadini della provincia di Pescara, in particolare dell'area Vestina e di Penne. Io sono innanzitutto felice per la ricca partecipazione che c'è stata e soprattutto per l'attenzione che tutti hanno avuto per l'argomento, e anzi a un certo punto c'è stata un'eccessiva vivacità da parte dell'uditorio, ma sicuramente noi siamo sempre fiduciosi che il ricorso al TAR possa giovare per questa causa e, come ho già accennato, stiamo attendendo oramai nel giro di qualche ora o di pochi giorni la risposta dello studio legale che sta seguendo la pratica e che ci dovrà dire esattamente il margine che abbiamo noi per raggiungere la sicurezza del risultato. E anche il comune di Francavilla al Mare si è attivato per il progetto di inclusione attiva, se vediamo come nel servizio. Il comune di Francavilla ha predisposto un progetto che prevede l'inclusione attiva, ovvero un contributo per le famiglie disagiate della vostra città. Il progetto è nazionale e fa parte del PON Inclusione Sociale. E il piano di contrasto alla povertà, il Comune di Francavilla ma tutto l'ambito foralento ci teneva ad essere pronto a partire il primo giorno in cui gli utenti possono godere di questo beneficio, che è il 2 settembre. I requisiti sono molto stretti e quindi era utile non creare false aspettative ma comunque rivolgersi a chi effettivamente potrà beneficiare della famosa carta acquisti che, sperimentata nei grandi capoluoghi d'Italia, dal 2 settembre coinvolgerà l'intero territorio nazionale. Il requisito economico è molto basso, quindi parliamo con nuclei effettivamente dove c'è una condizione di povertà, quindi con un indicatore ISE inferiore a 3.000 euro, e comunque nuclei che in nessun altro modo devono essere assistiti da altre forme di ammortizzatori sociali. Sarà comunque tutto sul sito internet dei comuni dell'ambito foralento, quindi come sempre nella massima trasparenza. Per accedere al servizio bisognerà rivolgersi al segretariato sociale di ogni comune dell'ambito foralento dove l'utente è residente, e le assistenti sociali dal 2 settembre sono pronte ad aiutare a compilare questi moduli, che comunque sono moduli insomma discretamente complessi. L'aspetto importante è che non parliamo di un semplice contributo economico, ma parliamo di un progetto di inclusione attiva, quindi il soggetto, per poter beneficiare di questi fondi, deve necessariamente aderire a un progetto che favorisca la propria autonomia. E a 73 anni dal secondo conflitto mondiale Pescara, grazie ad una iniziativa di ampie presidenza del Consiglio Comunale, ricorda i bombardamenti del 1943 che distrussero la città. Vediamo come.
Presidente Blasioli, a 73 anni di distanza è giusto non dimenticare e mantenere la memoria dei danni subiti da Pescara nel secondo conflitto mondiale. Anche quest'anno come amministrazione comunale ricordate quell'evento tragico. Pescara memoria, e per averla la deve tramandare principalmente ai giovani, e quindi vogliamo attendere l'apertura delle scuole per fare in modo che i ragazzi siano quantomeno informati di questa manifestazione e poi possono decidere se partecipare o meno. Quindi dare ai giovani la memoria del nostro passato, sapendo che questa città 73 anni fa, proprio il 31 di agosto, vede arrivare tra le 13.22 e le 13.25 degli aerei dal mare, aerei alleati, a bombardare la stazione di Pescara. Molte persone, dopo quel 31 di agosto, Pescara aveva vissuto indirettamente la guerra, abbandonano la città e si recano nella parte dei Colli Alti di Pescara. Lì aspettano di rientrare in città, alcuni addirittura rientrano dopo l'8 settembre, quindi dopo l'armistizio, pensando che la guerra fosse terminata. In realtà il 14 di settembre, quando noi terremo appunto questa manifestazione alle ore 21, Pescara subisce il secondo bombardamento, e poi ancora il 17, il 20 di settembre, poi ancora a dicembre di quell'anno, e poi fu la volta delle mine dei tedeschi che, lasciando Pescara, abbatterono quasi tutto quello che era presente in città. 73 anni fa Pescara conosceva la guerra all'interno delle sue mura, sopra le nostre teste. Ai tanti giovani di oggi che vedono la guerra soltanto in televisione vogliamo ricordare che 73 anni fa la guerra fu nella loro città, e quindi bisogna ogni giorno coltivare la pace. E tra gli appuntamenti, oltre 10.000 penne nere si ritroveranno a Casellalto per il raduno sezionale degli Alpini Abruzzi. L'Associazione Nazionale Alpini Sezione Abruzzi ha scelto il comune di Castellalto in provincia di Teramo per ospitare il raduno sezionale degli alpini abruzzesi dal 2 al 4 settembre, che porterà a Castelnuovo Vomano più di 10.000 penne nere. Il gruppo Alpini di Castellalto, con i suoi 105 aderenti, è molto attivo sul territorio, soprattutto nelle attività di protezione civile, ed è proprio questa vocazione all'assistenza della popolazione nelle emergenze, con i volontari dell'ANA già impegnati con vari gruppi nelle operazioni di soccorso post terremoto nell'ambito della colonna mobile della protezione civile della regione Abruzzo, che ha spinto a dedicare interamente questo raduno alle popolazioni colpite dal terremoto. L'associazione sta studiando in che modo e in che termini raccogliere questi fondi per poter poi fare un intervento in simbiosi con le tre sezioni interessate, che sarebbero la sezione di Roma, la sezione delle Marche e la sezione Abruzzi, a che si possano eseguire degli interventi che possano risolvere nell'immediato quello che sono per riportare alla normalità la vita in queste comunità. Noi in tal senso avremo l'occasione con il raduno di Castellalto, in cui chiederemo sensibilizzazione a tutte le amministrazioni dove noi abbiamo i gruppi, se vogliono farsi partecipi delle nostre attività a raccolta di fondi, a che poi si possa fare un intervento concreto, e ove il nostro supporto economico della sezione Abruzzo e dell'Abruzzo intera possa essere sostanzioso e un supporto significativo. Molti si aspettano questo raduno anche perché è la prima volta che facciamo un raduno regionale a Castellalto. Da parte dei cittadini c'è molta curiosità, e anche come amministrazione abbiamo cercato di dare il meglio dal punto di vista logistico, perché sono attese migliaia di persone, quindi abbiamo cercato di collocare su tutto il territorio l'arrivo degli alpini. Sicuramente molte attività andranno dedicate, un pensiero va anche alle vittime del terremoto, e anche tante attività saranno rivolte a questa purtroppo tragedia che è avvenuta. E da domani a domenica Pescara invece ospiterà la festa nazionale di Sinistra Italiana. La kermesse vedrà dibattiti, incontri e momenti di svago. Da domani a domenica si terrà a Pescara, a Villa De Risis, la prima festa nazionale di Sinistra Italiana, un appuntamento importante, Melilla. Sì, noi abbiamo l'ambizione di raccogliere la grande tradizione democratica delle feste dell'unità, e quindi vogliamo garantire che questa tradizione vada avanti, e questa festa vuole mettere a confronto, come si faceva nelle feste nazionali dell'unità, tesi diverse, sviluppare un dialogo tra le forze politiche, quindi ricollocarsi su quel filone che il Partito Comunista Italiano aveva saputo coltivare, quello della curiosità,
quello dell'apertura ad altre tesi, quello della partecipazione politica dei cittadini, perché noi riteniamo che senza la partecipazione politica, senza i partiti organizzati, non ci sia la possibilità di cambiare le cose in meglio nel nostro Paese. Quindi la festa ha anche questo obiettivo politico, favorire la partecipazione dei cittadini. A proposito di Sinistra Italiana, Melilla, a Pescara in Consiglio Comunale non ci sarà più SEL, ma bensì Sinistra Italiana. Noi stiamo superando Sinistra Ecologia e Libertà, aprendoci, allargandoci, mettendo a disposizione la forza modesta ma significativa che rappresentavamo, e come abbiamo fatto al Parlamento, in cui abbiamo sciolto il gruppo di SEL e dato vita a Sinistra Italiana, anche qui al Consiglio Comunale di Pescara si chiude la storia di SEL e nasce quella di Sinistra Italiana. Ci auguriamo che personalità di altri partiti, di altri movimenti, di altre forze sociali indipendenti possano scegliere Sinistra Italiana come terreno su cui sviluppare un'azione politica. Apriamo ora la pagina sportiva. Si è chiusa pochi minuti fa la sessione estiva di calciomercato. Vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore sul fronte Pescara. Andrea Costantini. Massimo Oddo aveva detto nelle conferenze pre e post Sassuolo: il mercato è chiuso, abbiamo due alternative in ogni ruolo e restiamo vigili solo per cogliere delle opportunità che il mercato ci può concedere. Ed in effetti il Pescara non ha portato a compimento movimenti in entrata, ufficializzando solo alcune minori situazioni in uscita. Ma l'ultima giornata è stata comunque convulsa, perché i dirigenti del Delfino quelle opportunità hanno provato a coglierle. Nel pomeriggio si era sparsa la voce di un interessamento, niente meno che per Antonio Cassano, finito in rotta di collisione con la Sampdoria e il presidente Ferrero, ma il talento di Bari Vecchia ha detto no a tutti, anche a chi ci ha provato veramente, come il Palermo, mentre in casa Pescara il presidente Sebastiani aveva subito smentito l'interessamento. Il testa a testa su obiettivi comuni col Palermo, quasi un antipasto di una probabile lotta salvezza, ha caratterizzato il pomeriggio, ma alla fine nessuna l'ha spuntata. Non è stato così per Pietro Iemmello, che ha firmato con il Sassuolo e in terra emiliana resta. La squadra di Eusebio Di Francesco ha infatti ceduto Trotta e Falcinelli al Crotone, e allora Iemmello, tra campionato ed Europa League, le sue chance se le giocherà. Testa a testa per l'attaccante argentino Gonzalo Bergessio, che nel pomeriggio è arrivato a Milano. Non ha avuto esito l'incontro tra gli agenti del calciatore e i dirigenti biancazzurri. Sull'argentino c'è stato anche il pressing del Chievo, ma il discorso col Pescara potrebbe riaprirsi prossimamente, essendosi svincolato dai messicani dell'Atlas. Dal Trapani secco no alla partenza di Bruno Petkovic, e come se non bastasse, nei minuti finali è stato offerto al presidente Sebastiani Pablo Daniel Osvaldo, già accostato nelle settimane precedenti, ma l'ingaggio è fuori portata. Anche sul fronte difesa, giornata movimentata con una serie di ritorni di fiamma. Dopo un minimo ammiccamento con l'albanese Arlin Dajeti, ora di proprietà del Torino, era stato allacciato il discorso con Guglielmo Stendardo, accordo praticamente trovato per un contratto di un anno più un altro in caso di salvezza, ma Oddo, non potendo garantire un ruolo importante da titolare all'ex Atalanta a meno di una cessione di un difensore biancazzurro già in rosa, ha bloccato l'affare. Infine il Delfino ha ritentato la pista Yao, ma nulla da fare per il difensore promesso dall'Inter al Nizza. Sul fronte delle uscite, ufficializzate oggi le cessioni del portiere Simone Aresti a titolo definitivo alla Ternana, con un anno di contratto, del centrocampista Ransford Selasi, che va al Novara in prestito con diritto di riscatto, e dell'attaccante Francesco Nicastro, finito anche lui in B al Perugia. E tornando alla vicenda della vittoria a tavolino conseguita sul Sassuolo, un nuovo comunicato diramato dal Pescara Calcio, prendiamo atto delle notizie apparse quest'oggi sui principali portali online, secondo le quali il Sassuolo Calcio avrebbe conferito incarico al proprio legale di fiducia di proporre reclamo avverso la decisione del giudice sportivo. Ci spiace che la decisione di appellare non sia accompagnata dalla spiegazione delle ragioni che sostengono l'appello. Delfino Pescara, in ogni caso, fiduciosa che la Corte Sportiva d'Appello confermerà il buon operato del giudice sportivo che ha accertato il marchiano errore del club neroverde, per effetto del quale il calciatore Antonino Ragusa è stato impiegato in una gara alla quale non aveva titolo per prendervi parte.
E scendiamo in Lega Pro, la Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Latina i diritti alle prestazioni sportive di Jefferson. Il 28enne attaccante brasiliano ha sottoscritto un contratto annuale. Cresciuto nelle giovanili del Paraná in Brasile, il suo approdo in Italia è avvenuto nel 2008 trasferendosi alla Fiorentina. Nelle successive esperienze in Lega Pro ha siglato 25 reti in 64 presenze suddivise con le maglie di Cassino, Latina e Casertana, quest'ultima dal gennaio scorso, mentre in Serie B ha vissuto anche la realtà di Frosinone e Livorno, realizzando complessivamente 8 marcature. Jefferson ha sostenuto le visite mediche e si è messo regolarmente a disposizione dello staff tecnico biancorosso. E in questo inizio di stagione il terzino Tommaso Dorazio è tra i più positivi giocatori del Teramo. Il difensore parla della sconfitta di Lumezzane e di quest'annata per lui di riscatto. Ascoltiamolo. Vabbè, ho perso sicuramente, c'è stato qualcosa che non è andato bene, quindi cioè, riguardando la partita, il primo tempo abbiamo iniziato, pur facendo fatica i primi minuti, 10-15 minuti, però abbiamo retto, poi abbiamo creato anche qualche occasione pericolosa. Ecco, stavamo anche per fare gol, quindi. Poi il secondo tempo siamo rientrati, abbiamo preso gol subito proprio, appena iniziata la partita. E un altro poi, poco dopo, non siamo stati in grado nemmeno di reagire. Non c'è stata, ecco, la reazione da parte nostra a poter provare almeno a smuovere la partita o poterla riprendere. Secondo te perché? Non lo so, io ho visto, ecco, siamo rientrati, ecco, si vedeva che non c'era, pur aver preso pure dopo il primo gol, cioè non ci stava sta voglia di, forse la stanchezza o proprio si vedeva che non riuscivamo a, ecco, a ripartire, a far male all'avversario, ecco. Come dissi all'inizio, per me l'anno passato è da cancellare, come per tanti di noi. Cioè volevo nient'altro che ripartire alla grande e far bene, per poter dimostrare, ecco, quello che non sono riuscito a dare l'anno passato per questa maglia, per questa piazza. Niente, spero di poter continuare su questa strada, spero e sono sicuro che arriveremo al più presto al risultato, perché la squadra è forte, come tante, come questo girone in sé per sé è una di tutte le squadre abbastanza, ecco, forti e che bisogna affrontare con il piglio giusto, che non bisogna sottovalutare, perché, ecco, non bisogna mai sottovalutare nessuno, perché alla prima, esatto, squadra molto forte, società forte, molto preparata. E il 10 settembre torna all'Aquila il memoriale intitolato a Gianluca Civitelli, giovane aquilano morto in un incidente stradale. Si occupava di bambini con problemi. Per ricordarlo, l'associazione creata dalla famiglia e dagli amici di Gianluca ha deciso di devolvere gli incassi ai bambini del terremoto rimasti orfani. Daniela Rosone. Se ti tagliassero a pezzetti. Gianluca Civitelli amava i bambini e dell'aiuto a quelli con qualche problema aveva fatto la sua professione, che però andava oltre il lavoro. Era una ragione di vita per lui. Quella vita spezzata 3 anni fa, quando un incidente stradale ha portato via un futuro con tanti sogni e ancora tutto da scrivere. Per ricordarlo, i suoi amici, con la moglie Anna Marta e la piccola Sara, da 3 anni a questa parte danno vita al torneo Un Gol per Gianluca, un torneo che in questa edizione vedrà partecipare 16 squadre maschili, 2 femminili e 4 di touch rugby. Una manifestazione sportiva che sabato 10 settembre andrà avanti per tutto il giorno, con eventi anche la sera, al centro sportivo Area Sport di Monticchio, all'Aquila. Lì c'è anche un campo da gioco intitolato alla memoria di Gianluca, perché Gianluca, come tanti ragazzi della sua età, amava ritrovarsi con gli amici per il calcetto. Un gol per Gianluca sarà una festa nel suo nome, ma come lui avrebbe voluto, ci sarà spazio anche alla solidarietà. Gianluca era un terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, si occupava di bambini, viveva per loro e così l'associazione, che prende il nome dall'evento sportivo, ha scelto di destinare il ricavato ai bimbi rimasti orfani nel terremoto. L'amore sì, quello che caratterizzava Gianluca, che va anche oltre la morte. Sulle pietre del giorno. We'll be right back.
Io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.